Benvenuti. Questa lezione di oggi pomeriggio non ho una preparazione di risveglio come può essere il Qigong di stamattina, anche se magari possiamo essere un po' in digestione, un po' sonnati, però avevo pensato di andare subito al nocciolo di quello che volevo dare oggi. Come l'altra volta, a me piace trovare le analogie fra i diversi stili e trovare quell'anello comune, un po' come per la pizza può essere la farina, l'acqua e il lievito, trovare quegli anelli comuni che congiungono tutti i vari sapori del Kung Fu. È una cosa che mi è sempre piaciuta. Oggi ho intitolato questa lezione Apri e chiudi. Apri e chiudi è un principio molto usato in tutte le arti marziali. Io oggi porto l'esempio di alcuni stili che ho studiato io personalmente, porto l'esempio dello stile del drago, che è quello a me più caro, porto l'esempio del Wing Chun, anche se io ho studiato solo le sequenze dell'uomo di legno, non ho studiato le forme a vuoto, a mano nuda. È stata una mia scelta, volevo fare l'uomo di legno, ho studiato quello, ma anche lì questi stessi principi di apro e chiudo sono veramente usati, penso, in ogni forma del Wing Chun viene usato tantissimo, in ogni singola forma dell'uomo di legno c'è tantissimo questo principio. Io inizierei subito, è un principio veramente semplice, perché ci tengo che siano. Che cosa intendo per principio semplice? Vuol dire che dentro di noi questo movimento è già presente, è già un istinto. A chiunque chiedi di fare questo movimento, anche a un bambino di 5 anni, lui lo sa fare, perché è già dentro di lui. Poi magari non lo fa tecnicamente, non lo fa con quella malizia che magari facciamo oggi, ma il movimento è già dentro di lui, quindi paradossalmente non va nemmeno allenato. E questo, fra virgolette, non va nemmeno allenato. È questo il bello di questi movimenti fondamentali, perché sono uguali per tutti quanti. Quindi apri e chiudi è un movimento. Perché dico che è uguale ed è istintivo per tutti? Adesso io sto a sedere, dopo mi metto in piedi, è uguale. Voi potete stare in piedi o a sedere. Apri e chiudi, non è altro che questo. Apri, chiudi. Come aprire le tende, come chiudere. Perché è un movimento istintivo? Perché è come abbracciare. Non è importante se le mani sono davanti il destro, davanti il sinistro, se i palmi sono fuori o dentro, è lo stesso. Non è quello il problema. Quello diventa già tecnica, a seconda dello stile. Questo invece è il principio. Apri e chiudi. È molto semplice, non occorre nessun requisito da parte di nessuno. E come vedete lo sto facendo da sedere proprio per farvi anche capire che questo movimento può essere fatto addirittura nel Cali filippino, lo fa addirittura da sdraiato. Quindi ci sono veramente tantissimi modi di poterlo fare. Faccio una distinzione fra apri e chiudi su di lui e apri e chiudi oltre di lui. Vediamo queste due energie dello stile del drago. Se noi immaginiamo un'energia lineare che arriva verso il nostro viso, un'energia lineare può essere un pugno, ma può essere anche una spinta, può essere un'energia lineare, diretta. Quando arriva questa energia, io semplicemente per chiudere ho bisogno di essere aperto, ma aperto posso essere anche così. Ok? Se lo vogliamo fare grande per capirlo, arriva l'energia diretta, schivo l'energia diretta con il corpo, chiudo, quindi sto deviando il colpo. E dentro su di lui. Facciamo ancora. Questa è la maniera più semplice, quasi da karate, ok? Quindi arriva un diretto, apro, sposto, chiudo su di lui. Molto semplice, facciamo ancora. Arriva l'energia diretta e entro su di lui. Energia diretta e ancora una volta. Quindi abbiamo un modo quasi di muoversi, questo che è simile al, volendo, alla box.
se volete. Come fa lo stile del drago per andare su di lui? È Kung Fu? Non ci limitiamo a dare i pugni, ma possiamo arrivare anche con le dita. Nello stile del drago cerchiamo di far arrivare nello stesso momento medio, anulare e indice. Quindi il medio deve inarcarsi, non può stare dritto, vedete, se no va oltre, deve inarcarsi. Addirittura nello stile del drago si fanno anche le flessioni su queste tre dita. Quindi cosa fa lo stile del drago? Che è uno stile che va a cercare i punti deboli anche della più grande e muscolosa persona che ci sia, o li butta fuori di una discoteca, ad esempio. Lui cosa fa? Facciamo insieme. Arriva l'energia diretta. Apro. Chiudo e vado con le dita diritte verso la gola. Lo faccio vedere anche di qua. Facciamo ancora. Arriva un'energia diretta. Apro. Chiudo. Con le dita in maniera diretta come un serpente, tam, alla gola. Facciamo ancora. Sono molto semplici. Apro, chiudo. Diretto, questo è diretto. Apro, su di lui, su di lui. Apro, chiudo. Molto spesso non c'è tempo di fare chissà quale tecnica. Se io sono a sedere e arrivo in energia diretta, io a malapena ho il tempo di fare questo. Questo può vuol dire evitare l'attacco. Apri e chiudi su di lui. Può essere fatto anche con la mano ad airone. Se prima tenevamo la mano a serpente del drago, questa è una mano a serpente. Adesso la teniamo ad airone. Andiamo a colpire con questa zona qui. Ok, questa zona qui. La mano ad airone è molto importante che sia come anche l'ala, quindi tendenzialmente per capire quanto deve essere piegato il braccio, si tratta di aprire le braccia proprio come se volessi disegnare le ali di un airone. Quando arriverà l'energia diretta, questa volta invece che andare con le dita alla gola, andremo con questa parte del pollice a colpire questa zona della gola. Proviamo. Sono semplici, ragazzi. Vi faccio vedere solo le sfumature di vari stili. Apro, energia diretta, chiudo, mano ad airone, braccio piegato come un'ala di un airone. E torniamo. Apro, su di lui. Il colpo è dal basso verso l'alto. Dal basso verso l'alto. Ancora. Apro, chiudo su di lui, ancora, apro, questo può essere un'applicazione dello stile della gru, ma in realtà questo modo di lavorare si trova anche in altri stili, questo modo di tenere la mano. Quindi apro e chiudo, già abbiamo visto che già due diversi stili lo lavorano praticamente alla stessa maniera, vedete, cambia solo una mano, ma il principio rimane lo stesso. Se lavoriamo invece come lavorerebbe il Wing Chun, un modo ipotetico di lavorarlo sul Wing Chun è tenendo sulla linea diretta, facendo il cosiddetto Pak Sao. Pak Sao è come scacciare una mosca dal naso, ok? Quindi sarebbe un'energia. Pak Sao è come dare un colpetto. Cosa farebbe ipoteticamente un praticante di Wing Chun? Pak Sao, Tan Sao. Tan Sao, questo io, a me piace fare queste cose per farvi rendere conto di quanto è tutto uguale. Tan Sao è molto simile all'altra mano dello stile del drago, solo che il medio non è messo dentro, ma se io invece di fare questo, ok, allo stile del drago faccio questo, ecco che questo stesso principio è espresso dallo stile del Wing Chun. Quindi proviamo a farlo alla Wing Chun adesso. Arriva l'energia diretta, qui ne apro solo uno, faccio Pak Sao, quindi scacciare la mosca, l'altro dal basso verso l'alto alla gola, mentre la mano che ha fatto Pak Sao va in preghiera. Tan Sao
deve proteggere anche la linea centrale. Non può essere così. Non posso avere un buco, deve essere sempre sulla linea centrale. Poi proviamo dall'altra parte. Arriva l'energia diretta. Apro, chiudo, su di lui. Facciamo ancora. Apro, chiudo, su di lui. Sempre alla gola stiamo andando. Ancora. Apro, chiudo, su di lui. Ancora una volta, apro, chiudo, su di lui. Stesso principio, abbiamo già fatto tre stili. Ora cambiamo, invece che fare apri e chiudi su di lui, apri e chiudi oltre di lui. Porto l'esempio dello stile del drago, dello stile della mantide religiosa, e dopo se mi viene qualche altro esempio ve lo faccio. Il principio è sempre lo stesso. Se adesso chiudavamo su di lui, adesso vogliamo andare oltre di lui. Qui nel gomito c'è un punto, se questo è il gomito, no? Vedete, qui c'è il gomito. Qui c'è quell'ossicino subito dopo il gomito. Ecco qua. Questo punto qui si chiama margine della gioia. È quel punto che quando lo sbattiamo nella sedia non sappiamo se ridere, bestemmiare o piangere, perché prendiamo la scossa in tutto il corpo. Vedete, tutti l'avremo colpito almeno una volta nella vita. Lo stile del drago, per avere la presunzione di andare a colpire e a buttare giù una persona anche più grande e grossa di lui, deve andare a colpire i punti vitali. Se io riesco a colpire o riesco a tagliare questo punto, sicuramente questo braccio è molto indebolito o addirittura azzerato. Lo stile del drago nasce nel sud della Cina, quando durante le invasioni barbariche questi poveri cinesi del sud, che erano un po' come dei sardi fisicamente, non potevano pensare di vincere con la box il barbaro, il mongolo, la persona enorme. Hanno dovuto cercare storicamente un modo di sopravvivere con l'arte marziale in questa direzione. Colpisco i punti vitali, azzero piano piano le varie parti del corpo, che può essere un occhio, può essere un labbro, può essere la gola, può essere un braccio, una gamba, fino a che l'ho azzerato tutto e poi lo finisco. È così che è nato lo stile del drago storicamente, quindi bisogna capire perché lavora così. Apri e chiudi oltre di lui. Arriva un'energia diretta. Apro, devio l'energia come prima. Adesso tengo il pollice sollevato, faccio finta di andare a tagliare margine della gioia. Proprio un taglio. Facciamo dall'altra parte. Apro. Come prima, esposto, devio, solo che adesso taglio margine della gioia. Ancora. Apro, chiudo, insieme, come un abbraccio, apro, chiudo, oltre di lui, apro, chiudo. Questo nel Cali filippino viene fatto tantissimo, chiudo, nel Pagua, quando si arrotola, soprattutto nel primo cerchio, ma in tutti i cerchi, apro, chiudo. Lo vogliamo fare allo stile del drago, alla mantide religiosa? Questo di solito nella nostra scuola, io penso in tutte, però specifico nella scuola in cui mi sono allenato io, quindi quella di Dante Basili, questo indica un qualcosa di affilato. Ma penso che per tutti sia così, ma lo specifico. Quindi in questo caso sto simboleggiando proprio un taglio. Io potrei avere un taglierino, potrei avere, non so, un accendino. Potrei avere, scusate che ero in giardino, una sega. Ok, tutto quello che può essere tagliente, ma anche una penna, una forchetta, una matita. Pensate una matita oltre di lui andando in margine della gioia. Ok, quindi
Per quello tutto è un'arma e tutto non è un'arma. Okay? Anche una matita messa nel punto giusto, al momento giusto, può fare la differenza. Okay? Se lo vogliamo fare allo stile del drago o all'amante del religioso, si mette la mano, dipende, alcuni la chiamano la mano a leopardo, alcuni lo considerano un pugno a scaffale nell'amante del religioso, si chiama. Nello stile del drago per me è il pugno del leopardo, si va a colpire con questa zona, con questa cresta e la voglia proprio di dare il taglio a margine della gioia. Adesso vi invito, prima di farlo, a cercare di colpirvi con questa mano margine della gioia. Ai ai, io l'ho già preso. Provateci. Provate a sentire che cosa significa colpire in questa maniera margine della gioia. Ok? Perché bisogna anche capire che i colpi sono anche intelligenti. Se usavano i colpi nei punti vitali, c'è un motivo. Poi, se noi ce li siamo dimenticati perché non avevamo voglia di studiarli, è un problema nostro. Ma alcuni film, a me i film di arti marziali non mi piacciono, ce ne sono pochi che mi piacciono. Alcuni film però sono fatti bene e fanno effettivamente vedere questo tipo di strategia, questo modo di andare nei punti vitali. Proviamo con il pugno del leopardo. Io tengo il pollice lì appoggiato in modo che posso, vedete, posso stringere ancora di più le dita così, come una zampa. E dal di lì, cioè dal di qui, arriva un'energia diretta. Apro, le mani sono libere, chiudo una, difendo una, taglia dall'alto verso il basso, margine della gioia. Apro, apro, chiudo, non fate tensioni, fate un movimento come se steste facendo Tai Chi. Questo movimento lo potete fare anche se siete sdraiati e una persona vi vuole colpire, magari non con un calcio, però apri e chiudi, si può attuare tranquillamente anche su una gamba. Adesso mi risulta difficile farvelo vedere. Facciamo ancora una volta. Apri e chiudi applicato a una gamba. Se io sono a terra, con una mano prendo dietro la caviglia, col gomito vado sopra il ginocchio e faccio due forze, tiro e spingo, la persona cade. Cade perché va in leva il ginocchio, il principio è lo stesso, apro e chiudo su di lui, però sul ginocchio. Sto pensando a come provare a farvelo vedere. Se questo, se questa canna di bambù è una gamba, no? Qui abbiamo il piede, facciamo finta c'è il piede, qui c'è il ginocchio. Io vado a prendere il tallone dietro. Tallone o comunque il malleolo. L'altra me la posso appoggiare sulla testa per fare più spinta, ma se no posso anche tenerla così. E vado a fare due forze contrarie, tallone tirato in qua, piede tirato in qua, ginocchio in là. Quindi vedete cosa fa il bambù? È la persona, cade, perché se no qui c'è il colpo e la rottura. Adesso rompere un ginocchio è più facile spostarlo, però la persona tendenzialmente non sta lì a tenersi in leva un ginocchio. E questa è sempre un'applicazione, una tecnica del principio apri e chiudi. Quindi quello che volevo darvi oggi, tecnicamente non vi ho dato nulla. Non vi ho dato nulla se non come tenere le mani. Ma quello che ci tenevo è che un principio semplice, apri e chiudi, non va snobbato. Spesso, come accade anche nello yoga, si cerca di voler fare chissà quale asana, nel kung fu, chissà quale tecnica marziale. Benissimo, è bello, per carità, io sono un cultore, mi piace, alleno anche quello, ma in realtà la semplicità e i fondamentali contengono tutto. Se uno ha gli occhi per osservare e ha avuto un maestro che gliel'ha spiegato. Contengono tutto, quindi non esiste più Shaolin, Wing Chun, Bagua, Stile del Drago.
Tai Chi. È chiaro che esistono. Esistono come etichetta per darci la possibilità di conoscere noi stessi attraverso qualcosa che ci piace più di un'altra cosa. Magari a me piace più il Tai Chi del Bagua, va bene. Allora hanno etichettato il Tai Chi, così io sono a posto, con quello posso evolvere. Col Bagua sarei rimasto indietro perché non l'avrei praticato. Quindi perfetto, la differenziazione ci sta. Ci sono anche cose peculiari che ogni stile ha. Ogni stile ha delle unicità. Non è che tutti i principi ce li hanno tutti. Ogni stile ha delle unicità, ma c'è un cerchio di principi in cui tutti ruotano dentro. E quindi, proprio come nasce anche questa giornata, volevo farvi osservare che anche se iniziamo a ragionare col principio, non c'è più disarmonia fra gli stili, non c'è più, ma io faccio quello, non mi interessa di fare quello, no, perché capisco che fa tutto parte di una stessa cosa, quindi l'unione di più stili può darci ancora di più la possibilità di fare qualcosa di bello. Quindi apri e chiudi su di lui e oltre di lui. Vi ringrazio. Grazie Luigi. Grazie Grazie a voi che avete la pazienza di ascoltarmi. Grazie a voi. Io faccio sempre cose semplici. Magari alcuni si aspettano cose diverse, ma io sono più per queste cose qui. Quindi spero che avete apprezzato e che nella vostra visuale delle arti marziali sempre di più ci sia fratellanza, che sia karate, che sia Muay Thai, che sia Muay Boran, che sia Ciao Luigi, grazie. Grazie a te, che sia qualsiasi cosa, non c'è disuguaglianza. E se devo difendermi, apri e chiudi, è uno dei principi migliori. Poche cose, molto veloce, molto reattivo, molto semplice da memorizzare, molto veloce da allenare. Come l'amore, una volta che l'hai fatto non te lo dimentichi più. Bravo. E poi non è che se non lo alleni non lo sai più fare, capito? E lo sai fare lo stesso anche se non lo alleni. Ragazzi, grazie di tutto. Adesso non mi ricordo chi c'è, ma Diego sicuramente ce lo dirà. E grazie mille, adesso sto qui con Ci voi a sono sentire degli altri. io, ci sono io. Ah, grande Diego. Allora, è molto importante questa cosa, come anche è stata suggerita da Maestro Bolaccio, che ci segue in questo momento, che è la capacità di creare ponti. Quindi quello di riuscire a trovare l'unione che c'è tra una materia, una disciplina e l'altra. Soprattutto, come dice lui, su un ragionamento di un'arte marziale del futuro. Quindi diciamo che questo è meglio di questo, perché quest'altro fa così, quest'altro fa cos'ha, è una cosa che si estinguerà nel tempo. Detto questo, io vi farei prendere uno strumento per la sessione che vi voglio far fare, l'ho chiamato Dragon Trainer, che mio figlio guarda Dragon Train, e mi servirebbe che prendesse un pezzettino di legno, che più o meno è un mattarello, se ce l'avete, quindi andate a rubare il mattarello della mamma. Se non avete il mattarello, un pezzo di legno più o meno, sempre di 20-30 cm, non avete un pezzo di legno, l'omo pa, va bene, l'importante è che abbiate qualcosa. Martello, se volete anche. Guarda il mio bastone del calì, li corti. Sono dentro nella. Vado in Prendete un cucina a bastone. rubare il Andate a mattarello. rubare un mattarello, sì. Mattarello, un bastone, un bastoncino, il rotolo dell'alluminio, No. un martello. Un Allora, giornale arrotolato. un giornale arrotolato, adesso non è importante. Sono da quando è Hai un iniziata questa. scaffale.
di traverso. Quelli corti, quelli che usiamo sempre. Allora, dicevo, ho incominciato praticamente a fare degli esercizi sul Tai Chi. Dopodiché ho notato che questi esercizi fatti con il mattarello sul Tai Chi sono praticamente un ponte che unisce tutti gli altri stili, dallo Shaolin, dal drago, la tigre, tutti i movimenti che sono sempre riconducibili alle arti marziali. E siccome molto spesso nelle arti marziali tradizionali ci troviamo a fare allenamenti a vuoto, il fatto di unire due punti e di creare delle gestualità, che poi ho chiamato del drago, perché magari oggi c'erano più bambini, mi serve solo per dare una figura di riferimento. Ci siete? Siete riusciti a trovare un pezzo di legno? Sì. Ho rubato un pezzo di aspirapolvere. Guardate, anche un martello va bene, perché la misura è la misura di un avambraccio circa. Ok, senza ammazzarvi. chi non ce l'ha, magari questo potreste avercelo in casa. Uguale. Uno scotex, un pezzo di legno. Ok, e ho codificato un pochino di esercizi, chiamandoli un po' con il nome del drago, proprio per creare una serie di movimenti, una serie di sequenze che può andare a muovere un pochino il corpo. Ripeto, vengono dal Tai Chi, ma non è solo un allenamento che si può tenere nel Tai Chi. Io l'ho chiamato allenamento del drago, ma posso farlo anche con la tigre o altre cose. Ok? Il mattarello è comodo perché ha di fianco questi pomelli che mi permettono di andare a stringere un pochino di più la presa. Allora, io comincerei subito a scaldarci un pochino con il primo esercizio che, dovendogli dare dei nomi, come facevano anche in Cina, l'ho chiamato il drago nero muove la sfera di fuoco, ok? Quindi io ho un movimento che va dall'alto verso il basso, come vedete, faccio una palla in avanti, dove i palmi delle mani spingono leggermente verso il centro. Questo però mi deve muovere tutta la schiena, quindi deve fare in modo che tutto il corpo si muova e riproduca un movimento come quello di un drago. La pressione che decido in base a quanta forza voglio sviluppare sulle braccia o sul petto, sulla schiena, dipende da me. Posso tenere le mani chiuse e simulare più una gomitata, come se dovessi nascondere questa sfera, oppure posso essere un pochino più piccolo. Oppure mezzo, ci posso mettere anche i colpi, dove uno è sempre in collegamento dell'altro. Quindi avrò un lato, avrò l'altro, mi posso muovere sulle gambe e posso colpire. Sempre rimanendo a contatto con il mio mattarello. Spalle, corpo, schiena, petto. Dovreste già sentire che lavorano un po' gli avambracci, i polsi. Stessa cosa, il drago nero o il drago azzurro, o come volete, crea la sfera d'acqua. Quindi la sfera di fuoco in avanti, la sfera d'acqua all'indietro. Stessa cosa, questa volta parte da sotto, come se fosse un gancio. Sempre andando a muovere il corpo, ok? Se lo andiamo a collegare agli stili, questo è Shaolin, parata pugno, fatto più in alto, ok? Sono movimenti che possono essere fatti nel Tai Chi, dove vado a prendere il gomito dell'altro per tirare. Sono movimenti che possono essere fatti nel Pa Kwa.
Sono movimenti che possono essere fatti su altri animali, come può essere una mantide, come può essere una gru, come può essere anche una tigre. È uguale, da qui posso sempre metterci attraverso il movimento del corpo anche l'accelerazione e il pugno. L'unica cosa che dovrò stare attento è che sono sempre collegato. Quindi tutta la schiena anche, assomiglia anche a una scimmia. Però io l'ho chiamato con il drago perché, essendo un bambino cresciuto, mi piaceva dargli dei nomi riconducibili al drago. Adesso, dopo aver fatto la sfera di fuoco e la sfera d'acqua, andiamo a fare in modo che il drago guardi a destra e a sinistra. Quindi questa volta il mattarello lo abbiamo sulla linea orizzontale. Quando vado a terminare il movimento, vado a chiudere. Giro, chiudo. Giro, chiudo. E qui possiamo trovare un pochino più di meccanismi del pacquà, meccanismi della mantide, però io l'ho sempre mantenuti come drago, come se fosse un andare a prendere. Il mattarello gira e si nasconde dietro, quindi con tutto il corpo. Lo posso fare passando da un cavaliere all'arciere, lo posso fare come nella mantide, andando a creare una spazzata, lo posso fare da un arciere all'altro, lo posso fare in basso, incrociando. Ci siete? Sono andato troppo veloce? Posso fare anche più di un giro. Uno. Bello. Bello, bello. Due, tre, uno, due, tre, sempre il corpo, uno, due, tre, quanti giri volete? Più stringo, più attrito creo, quindi più vado a lavorare sulle braccia, sul petto, sulla schiena, come se ci fosse un braccio da girare, ok? Mi posso anche arrabbiare sul mattarello, tanto non è un braccio di una persona. Fino a romperlo se ce la fate, mattarello, eh? Ok? Vi ricorda qualcosa questi movimenti? Questo, questo, questo. È lo stesso concetto, solo che qui ho la forza che posso mettere di apertura e di chiusura. Se apro e chiudo con le dita, vado a lavorare e a condizionare tutto il la muscolatura che avvolge gli avambracci. Ok? Quindi, abbiamo detto, sfera di fuoco, sfera d'acqua, il drago guarda a sinistra e il drago guarda a destra. Sono nomi che io ho creato io, eh. Non è che esistono veramente dei movimenti che si chiamano così. O magari esistono, non lo sapevo neanche. Allora, un altro esercizio, dopo che il drago guarda a sinistra e a destra, è il drago porta giù la testa e solleva la coda. Questo come lavoro di condizionamento, ok? È sempre preso dal Tai Chi. Giro sul mattarello, prendo e mi trovo la coda. Questa rappresenta la testa, come se dovesse avvolgere. Immaginate proprio la testa di una persona, quando ci sono anche quelle leve che vanno sulla testa e vanno a chiudere, no? Quindi, come se questa mano dovesse uscire sul lato della spalla, avvolgere e giù. Quindi, il drago porta giù la testa e solleva la coda. Questa rimane forte e con l'altra mano il drago porta giù la testa e solleva la coda. Questa forte, uno, con il corpo. Due, uno,
tra 2000 anni sarà una considerazione tradizionale, può essere. Ma in realtà io sto sperimentando vari esercizi, cioè questo è un esercizio che era già, che ho già visto, io ho dato solo il nome del drago, perché dalla prossima settimana comincerò a fare questi esercizi con i bambini e voglio vedere che cosa viene fuori. Quindi il fatto di dare dei nomi come il drago porta sulla testa e solleva la coda è più semplice da ricordare piuttosto che il mattarello scende, e non ci sono dei nomi che identificano tanto questi gesti. E poi sto creando degli esercizi nuovi, perché la creatività del praticante di arti marziali, oltre al fatto di ripeto, e poi da qui che cosa viene fuori? Dove lo posso inserire? Fino ad arrivare a fare, come anche le nostre forme, le forme direttamente collegate tutte da un mattarello. Quindi posso fare la forma che conosco con questo collegamento qui? Provateci. E vedete che cosa viene fuori. Ovviamente va adattata al form. Quinto esercizio. Il drago stritola la preda. Quindi con molta forza vado a prendere il mattarello, il pezzo di legno al centro, e vado a strizzare verso il fuori con più forza possibile, come se volessi, appunto, rompere il mattarello. Ok? La forza non deve venire solo dalle mani e dalle braccia, deve venire da tutto il corpo e dalle gambe. Quindi, mentre vado a fare questo esercizio, andare a stringere e strizzare verso il fuori, devo fare in modo di coinvolgere anche le altre parti del corpo, la cosa più difficile. Ok? Proviamo, facciamo 10. 1. Chi rompe il mattarello vince una pizza. 2. 3, inspiro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, forte, tutto il corpo, 10, la schiena, le spalle, le gambe, il centro, e lascio. Stessa cosa la posso fare anche in modo orizzontale, questo è verticale orizzontale, in modo da allenare un'altra parte della muscolatura. Questa allena dal dentro verso il fuori. La posso fare come siamo abituati a guardare anche i cartoni animati di Dragon Ball, come se dovessi fare questo movimento qui. Però lo faccio con il mattarello, quindi ho una torsione. Ok? Quindi la posso fare anche da un cavaliere, passando da un arciere. Giro, cambio, cercando di farlo con tutto il corpo. Giro. Qui è molto esterno questo esercizio, nel senso che devo andare a stringere il mattarello e fare in modo come se dovessi spaccarlo dal centro. Non è facile, crea molta resistenza sugli avambracci. L'ho chiamato il drago separa la terra dal cielo. Separare. Ok? Questo il drago stritola la preda, se vi piace dargli un nome. Il settimo esercizio ho chiamato le corna del drago bucano le nuvole. Ci mettiamo le tecniche di gomito o una tecnica di gomito. Quindi con il mattarello, con la presa del palmo verso il basso, dobbiamo far passare, stringendo, il gomito verso l'interno. Ok, come se fossimo Bruce Lee col nunchaku, solo che il nunchaku non si snoda e ho il mattarello. Rientro e ritorno avanti. Quindi avrò una mano che passa da dentro, la mano che passa da dentro è quella del gomito. Ok? È come se dovessi fare questo. C'è nel Tai Chi Chen, c'è nella mantide, c'è nel drago. Questo è laterale, questo è verso l'alto.
Quindi abbiamo una mano che passa dentro e il gomito che sale. Ritorno e ritorno avanti. Stessa impugnatura. La mano che passa dentro e il gomito che sale. E ritorno. La mano che passa dentro e il gomito che sale. Devo proprio trovare questo spazio. Tenendo forte il mattarello. Quindi passo da dentro e esco fuori. Passo da dentro e dentro fuori. Passo da dentro e dentro fuori. Quindi lo posso fare lento, continuo o veloce, senza magari prendersi con il gomito l'avambraccio. Quindi devo cercare di passare dentro. Ancora 3, 1, 2, 3. Ok? Qui abbiamo detto sfera di fuoco in avanti, camminando, andando indietro, abbassandosi, salendo, colpendo. Sfera d'acqua all'indietro. Stessa cosa, muovendo gambe e braccia insieme, andando a colpire. Il drago guarda a sinistra e a destra. Il drago porta giù la testa e fa salire la coda. Uno, due. La testa va giù, coda. Testa va giù, coda. Poi il drago stritola la preda. Il drago separa la terra dal cielo. Le corna di drago bucano le nuvole. Due, tre, quattro, cinque. E per metterci un pochino le gambe, la coda del drago ondeggia tra le nuvole. Mattarello con due mani, facciamo un lavoro di rafforzamento sul lato esterno della gamba, non sul ginocchio, fuori. Poi al centro della pianta del piede, cambio centro della pianta del piede. Quindi avrò 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sempre al centro del piede. Avrò gamba, centro del piede, che potrebbe essere un colpo al ginocchio, un colpo sull'anca, un bloccare l'altro, anche nel Wing Chun si tiene questa posizione qui. 1, 2, cambio gamba, 3, la stessa gamba, 1, 2, 3, stessa gamba, 1, 2, 3. Il corpo fa questo lavoro qui come proprio fosse il corpo di un drago. Quindi 1, 2, 3. L'altra gamba. 1, 2, 3. Più veloce. Più veloce. Più veloce. Ovviamente mi devo prendere giusto, Ancora 2. Ancora 1. 1, 2, 3. Ultimo esercizio. Il drago scende dalla montagna. Sì, dovete stare attenti dove vi prendete, ovviamente. Vi prendete il ginocchio o la caviglia. È esterno della coscia e l'interno della pianta del piede. Non qui, quindi non è che guardo in giro, guardo i fiorellini e dove va, perché questo fa male.
Quindi devo andare esattamente a colpire la pianta del piede. Ok? Quindi ci vuole anche un pochino di un po' di controllo. L'ultimo esercizio, ho dato un ritaglio di 9 esercizi giusto per fare una scheda completa, l'ho chiamato il drago scende dalla montagna. La classica leva, quella che si fa sul braccio. Quindi sempre l'impugnatura con la mano verso il basso, un braccio sale e spinge. In questo caso l'altra mano è o sul centro o spostata sul lato. Quindi devo fare un'onda con tutto il corpo e portare giù. Ovviamente devo stringere un'onda con tutto il corpo, quindi come se stessi scendendo, immaginate un drago abbastanza grosso che scende. Quindi sale e appoggia una zampa davanti. Sale e appoggia una zampa davanti. Più creo resistenza e attrito con le mani, più sto andando a lavorare con le braccia. Ma non devo lavorare solo con le braccia, devo lavorare anche con la schiena. Facciamo 10. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, riprendo il mattarello e rilasso. Ok? Ora, come dicevo prima, questi esercizi qua da domani comincerò a farli fare anche ai bambini, perché sono degli esercizi molto buoni per quanto riguarda la coordinazione. Se li andate a fare con abbastanza resistenza, vedete che tutto il corpo lavora. Qual è la differenza tra fare questo e fare questo e fare questo? La risposta l'avete già davanti agli occhi. Tutti questi lavori qua vanno a stimolare i movimenti del corpo e della schiena che di solito anche sul tacco, anche andando a colpire, non faccio, sono molto lineari di solito. Quindi vanno a coinvolgere costantemente varie fasce di movimenti e vari esercizi che vanno a muovere soprattutto questa parte qui, che molto spesso nei praticanti di arti marziali, di sport da combattimento è molto ferma, si tende a muoverla poco. Siccome il drago, come vedete, ha una sua colonna vertebrale che gli permette di muoversi, di trasformarsi, molto spesso quando si guardano anche i film tradizionali si vedono l'allenamento del drago con la sfera di pietra o con dei bracciali o con altre cose, no? Gli esercizi che, quelli che andavano a creare, proprio per creare comunque sia un certo tipo di meccanica del drago. Il drago è associato allo spirito umano, quindi siccome è un mix di tanti animali come la tigre, come il serpente, come il coccodrillo, il leone, la carpa, le corna del cervo, è un mix di animali, quindi deve essere un qualcosa che si trasforma costantemente. Per permettere di trasformare costantemente, secondo me, quello che sto vedendo, lavorare anche in modo libero, mettendo forza, togliendo la forza e mantenere questo pezzo di legno che ho rubato alla cucina della mia compagna per allenarci, è un esercizio molto utile. Ok? Io vi ringrazio e spero che vi sia piaciuto questa parentesi su un tipo di allenamento molto simpatico da fare anche con strumenti di casa. Il maestro Miyagi insegna, no? Metti la cera, togli la cera. In questo periodo tutti quanti ci stiamo allenando nel Kung Fu a casa, a fare i lavori tra l'orto, il biancare, eccetera, eccetera. Posso prendere di riferimento degli strumenti di uso comune e utilizzarli per praticare arti marziali. Grande Mattarello, grande Kung Fu. Avversario sfoglia. Mi piace questo, trovato. Bravissimo. Mattarello gigante per draghi. Non c'è neanche bisogno di allenarlo, quello si impugna direttamente con due mani.
Sì, infatti quando l'ha visto mio figlio è corso via, pensavo che gli davano la testa. Con quella è inutile allenarsi, che ti alleni a fare? Per non fartelo togliere, se no sono puoi allenare l'oscillazione, destra e sinistra. Microfono aperto. Questo lo leghi e fa da pendolo per colpirti e fare Qigong e Yin, la parte bassa. Va bene, se non ci sono domande, io vi ho dato un pochino di esercizi, alcuni sono, esistono già nel Tai Chi e nella pratica del Tai Chi Ban o del Tai Chi Righello, viene chiamato anche, e alcuni li sto incominciando a creare io, sto legando tutti questi esercizi col mattarello anche nello Shaolin, per cui noi stiamo facendo sono arrivati, amore. Delle forme anche con questo strumento qui, che è molto interessante. E sto creando motivi di studio creativo con questi strumenti qua, proprio per unire un pochino di pratiche. Bene, lascio la parola a Luisa. Mi sembra. Ciao Diego, grazie. Grazie Diego. Ciao. Sembra che ci siamo messi d'accordo, perché la parte che invece volevo sviluppare io è lavorata invece sulle gambe. Mi vedete? Mi sentite? Aspetta, mettiamolo così. Sì, ti sentiamo. Aspetta. Ok, perché qua i mezzi sono artigianali, eh? Quindi ho fatto un castello di carte con gli scatoloni. Sopra, non so perché. Allora, il lavoro che invece volevo sviluppare è appunto sulla parte delle gambe, perché proprio come diceva Luisa, ma dobbiamo stare a testa in giù? Come? Andiamo sotto sopra. Dobbiamo stare a testa in giù? È capovolto. Fantastico, non gira? Aspetta, perché così? Sì. Sono okay. Ritornata con la gravità normale. Va bene? Ok. Allora, la parte delle gambe, perché? Perché è molto spontaneo utilizzare le mani e il rischio che si corre nella parte alta è proprio quello che se non si ha uno strumento che movimenta l'articolazione dell'anca e le spalle e la colonna vertebrale, rischiamo di non sentire che questa parte si fissa e rimane ferma. Quindi, molto importante è la parte mobile delle anche e questa parte viene allenata di solito con lo studio dei calci e delle tecniche di gamba che si chiamano appunto tui fa perché non c'è solo il calcio all'interno delle tecniche di gamba ma abbiamo tutto quello che riguarda lo spostamento della parte inferiore, ovvero si parte di solito con una posizione che è statica e che quindi lavora in Mavù. Ok, più o meno largo, più o meno ampio e in maniera più o meno ferma e statica, quindi utilizzando la parte sopra oppure no, nella fase di studio. Ma quello che unisce questa parte del stile esterno, dell'approccio esterno, alla parte interna che noi dobbiamo andare ad unire e a ricercare è soprattutto il fatto di trovare quella risalita da parte del terreno che ben conosciamo invece nella pratica del Tai Chi. Quindi il fatto che si sia fermi non vuol dire che che apparentemente da fuori, come si diceva questa mattina, ci sia una staticità vera e propria, ma in realtà è come se noi lavorassimo in micro strutture, micro movimenti. Quindi quando il peso viene spostato anche in una posizione dell'arciere, il lavoro è sempre di trazione e di rotazione a livello del bacino, più o meno chiuso o più o meno aperto, seconda di come dobbiamo utilizzare la parte superiore. Quindi, quello che possiamo prendere come spunto è semplicemente l'osservazione degli animali come hanno fatto i predecessori. Prima di noi, quindi io per esempio qui avevo una gatta che è appena transitata, che fa parte del nostro nucleo familiare e lei molto elegantemente, molto leggera,
ha fatto tutte le sue cose, è salita sul muretto e è saltata oltre. Ora, questo perché? Perché nel momento in cui noi abbiamo necessità di trasferire il pesante e quindi di andare a chiudere, a condensare, a portare verso il basso, dobbiamo sfruttare questa forza che arriva dall'altra parte nell'arco delle gambe. Quando invece abbiamo necessità di alzare velocemente o non portiamo, come nella posizione che ho fatto vedere prima Diego, no? Dove questa è una gamba finta, cioè non c'è peso, è appoggiata, ma è come se non ci fosse, ok? Oppure abbiamo i cambi veloci di peso, quindi abbiamo questa spinta che va verso il basso, che serve in realtà per portare in alto la gamba opposta o viceversa, ok? Allora, questo noi lo ritroviamo, per fare sempre un tradunion, nelle tecniche di Tai Chi. Quindi, nei passi, abbiamo proprio questa situazione, dove scende, direziono, divido la forza, creo il principio del Tai Chi, quindi lo Yin e lo Yang, spingo da una parte e l'altra parte si solleva. Rispingo dall'altra parte e questa parte si solleva. E tutti i cambi sono effettuati in questo modo. Quindi, quello che vorrei farvi sperimentare oggi, nella parte, diciamo, che tra virgolette dovrebbe essere più esterna, è proprio questo spostamento di peso, che è il principio del radicamento nello spostamento e che crea questa situazione, quella che poi da qui mi permette di poter fare il calcio, che quindi non ha significato solo, diciamo, nell'altezza dell'estensione della gamba, ma soprattutto nella meccanica, intesa in questo senso, che ti fa muovere. Quindi il calcio, se è effettuato basso, adesso non so se mi vedete da quella distanza, li vedete i piedi? Sì. Ok. Nel momento in cui scende, io esagero un po' questo sistema dei pesi e delle spinte, in modo che siano visibili. Quindi scende là, da là risale, ritorna in spinta, si alza questo. Quando io vado a fare il calcio, che io lo faccia qua o che lo faccia qui, è esattamente la stessa cosa. Ok? Allora, sperimentando questo sistema di cambi di peso e di ritorno dell'onda, andiamo a fare otto volte, lo facciamo otto volte da una parte, otto volte dall'altra, questo sollevamento del ginocchio, mantenendo la struttura, facendo la pressione con la gamba di radice, in modo da iniziare a muovere questo sistema energetico all'interno delle anche, che si trasmette poi nella parte alta del corpo. Ok? Quindi, nel momento in cui andiamo giù, ok, abbiamo il ritorno, decidiamo con quale gamba andiamo su, spingiamo e uno. E qua possiamo metterci qualsiasi cosa nelle mani, purché sia congruente. Ok? Quindi, da qua siamo andati giù, ho spinto e tornato su. Questo è più facile perché l'andamento delle mani segue come un filo invisibile l'andamento della posizione. Ok? Può essere più piccolo, un po' come fanno i gatti quando avanzano. Noi siamo sullo stesso posto, quindi qua, stresso il movimento, premo bene, là, stresso il movimento, premo bene, su, 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 su. Attenzione che qua, come dice
come dicono i testi, abbiamo un collegamento tra gomito e ginocchio e tra la punta e la punta del piede. Quindi, se io da qua faccio questo, è come se avessi un filo, ok? Che mi lega il gomito col ginocchio, la punta delle dita con la punta del piede. Ancora. Quindi, giù, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Ok, ne abbiamo fatti nove per parte. 9, 9, 18. A questo punto, quello che dovreste aver sentito è che c'è una specie di correlazione tra la spinta verso il basso e la risalita che è insieme, dove la parte sopra ha gli stessi tempi della parte sotto, ovvero mentre salgo questa distanza è mantenuta, non è salgo e poi vado, ok? Perché anche in quello che sto vedendo fare da Angelo, ok? Questo lavoro di struttura va sempre accompagnato, ok? Qua. Quindi è insieme. La difficoltà qual è? È che nel momento in cui io ho un movimento di gambe e un movimento di braccia, queste due situazioni non hanno gli stessi tempi. Quindi devo trovare la tempistica giusta per mandarli insieme, per farli iniziare e finire insieme, che è una cosa diversa. Questo lavoro di spostamenti di pesi di ritorno dell'onda e mantenimento della struttura permette a questo punto di poter eseguire degli spostamenti e delle tecniche che sono più che altro appartenenti agli stili del nord, dove si prediligono appunto le tecniche ampie negli allenamenti, per un fattore culturale in realtà. Quindi, la tecnica di calcio sarà portata soprattutto il più alto possibile, ma con un controllo della parte del piede. Lo faccio di lato. Il calcio frontale, che va diritto verso in avanti, ha due tipologie di controllo del piede. Una dove, fatto questo, l'estensione è come se andassi a schiacciare il pedale dell'acceleratore, ok, con il piede. L'altra tipologia è legata all'uso del tallone invece, perché sono due tecniche che vengono inserite in due applicazioni diverse. Mentre la prima di solito è, sta arrivando qualcosa, stoppo. La seconda ha un lavoro di trazione di solito, dove il tallone ha funzione di tenere fermo e spingere, entrare, penetrare, perché con le mani sto facendo un'opera di avvicinamento, quindi mentre tiro il tallone spinge e quindi ottengo due forze uguali e contrarie, ok?
Allora, la difficoltà del controllo di queste tecniche, oltre a visualizzare bene il controllo del piede, è l'andata e ritorno. Quindi, anche qui, indipendentemente dal fatto che noi facessimo uno stile del nord o uno stile del sud, la base della struttura è sempre, penso prima, al peso, aspetto il ritorno, penso al ginocchio, che è la distanza più corta, e poi allungo. Quindi seziono il movimento in modo che idealmente nella mia esecuzione ci sia prima questo, che può essere anche la ginocchiata, se capita, e poi l'estensione. L'estensione ha un lavoro di gambe e di anca. Quindi, nel momento in cui vado su, faccio il calcio, ritorno su alla stessa altezza. Perché nel momento in cui il calcio scende, già io lì sono in pericolo. Anche perché mi potrei trovare a dover fare un cambio veloce. Ok? Quindi, anche qua ne facciamo una decina. Come vedete, le basi sono sempre, sempre, sempre che siano da lavorare, insomma. In qualsiasi salsa, in qualsiasi prospettiva si vedono. Da qua, anche qui pensiamo, uno, estendo, ritorno, giù. Lo posso fare da una posizione, lo posso fare da in piedi, quindi uno, due, tre e giù. Posso tenere le mani ferme se non riesco a coordinarle? Va benissimo, di solito questo è il movimento più naturale, quindi uno, due, tre, quattro, cinque e poi uno, due, tre, quattro, cinque, sempre su e ritorno. Cambio la gamba, uguale, uno, penso prima, due, questo, no? Tre, come dire, vado su, quattro, cinque, ok? Penso andare più in avanti, quindi ad allungare il movimento, uno, due, tre, quattro, cinque. Ok, perché mi serve mantenere il movimento non solo veloce, cioè non solo fare questo, ok? Perché quello che devo andare a costruire è in realtà la capacità di, se questo non è più conveniente da fare, cambiare. Parto con un'idea, un'intuizione. Vado di là. Parto con un'intuizione, allungo di qua. Perché io non so, la direzione all'inizio è questa, no? Sono qua, sto facendo, no? È tutto frontale. Ma in realtà noi sappiamo che è lo spazio intorno che è importante. Quindi devo essere pronto a cambiare. Il terzo calcio, che è quello fatto con il controllo del tallone, si lavora nello stesso identico modo. Quindi
utilizzando sempre prima il controllo del ginocchio, che sale perché aspetto il ritorno della spinta dell'altra gamba, arrivo, spingo col tallone, richiamo giù, quindi di nuovo uno e due e torno, uno, su, due e ritorno, uno, due e ritorno, uno, due e ritorno, uno, due e ritorno, ok? In quel movimento posso inserire anche un'altra cosa. Nella partenza, qui vado a, come dire, la gamba dell'avversario dentro, su, aggancia. Quindi il collo del piede deve essere forte, il piede deve essere forte, la tibia deve essere forte. Quindi, uno, posso pensare questo, posso pensare questo. Questa è la spazzata. Quando noi l'applichiamo al pavimento, facciamo la spazzata a terra. Cioè, abbiamo quel meccanismo dove andiamo giù, e questo è un pezzo, no? Andiamo giù e andiamo a togliere sotto le gambe, sotto il terreno del nostro avversario. Altra gamba. Uno, due, tre, quattro, cinque. Questo è facile, no? Frontale. Se devo andare sul laterale, le cose si complicano. Perché lo stesso movimento che ho di raccolta, vado a spostare come un pendolo. Quindi il mio lavoro è sempre su, questo, puff, puff, puff. Quindi non posso andare dietro, ma devo stare qui, perché non so se c'è questo, se c'è questo, se c'è questo. Ok? Allora, adesso se siete in due, potete farlo insieme. Altrimenti, se riuscite da soli a mantenere il centro, oppure vi potete appoggiare. Quando? Ecco, allora, una cosa fondamentale. Non ho bisogno di inclinare il corpo di là. Perché qui il lavoro me lo fa già l'anca. Pam, pam, ok? Non devo andare là, perché là vado. Quindi devo riuscire da qui a estendere e far utilizzare l'anca come se fosse un bilanciere, cioè come se la gamba facesse questo. Proviamo. La cosa migliore che si può fare è prendere qualcuno o prendere un bastone e vedere se in questo movimento di andata o di ritorno vado contro qualcosa.
Quindi proviamo a farlo. Su uno, due, ritorno, giù. Uno, due, ritorno, giù. Da qua, uno. Lo vedete la coordinazione con le mani? Allora, uno, questa, la tecnica, scende, sale, tiene sopra e sotto. Quindi uno, uno, scende e sale, sopra e sotto. Uno, due, scende e sale. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, sempre su questo ginocchio, prima di appoggiarlo a terra. Ultime tre volte. Uno, guardate l'anca, uno, paf, paf, come dicevamo, pam, il tocco, il pack di prima, della prima lezione. Uno, due, uno, se voglio farlo più diretto passo da qua, due. Uno, due, ok. Allora, forse ci sta, sì, ancora l'ultimo di quelli che praticamente si fanno da in piedi, che sono i circolari. Allora, qua, più degli altri, io ho una combinazione di questo movimento dell'anca, che mi porta dietro tutto, dove c'è compressione e torsione. Quindi scendo, avvito verso il pavimento e mi carico come se fosse una molla per fare l'esterno. Quindi che io lo faccia in posizione statica o che lo faccia in questo lavoro qua, che è dinamico, ok, mentre vado avanti, non è importante. È importante questa torsione e questo avvitamento, questa concentrazione che ho verso il basso, dove il calcio che va dall'interno verso l'esterno prende forza e dà spinta alle anche, in modo che non ci sia la forza della gamba, ci sia solo la tensione della struttura e nello stesso tempo l'elasticità dovuta alla torsione dell'anca. Quindi lo facciamo ancora un paio di volte e quindi anche qui ricreo sempre quell'onda lì per ritorno, chiudo perché? Perché vado a strizzare l'asciugamano bagnato per andare a caricarmi per poter fare il calcio, che non rimane là ma ritorna nella sua traiettoria circolare. Quindi da qua a questo, come se volessi andare di là, ma in realtà la mia traiettoria è più ampia. Questo perché ci dà poi forza anche in tutti i lavori a terra. Quindi ancora una volta, da qua chiudo, uno, due, ritrovo il centro, tre,
il fatto di riuscire a controllare l'appoggio mi serve per il controllo del passaggio da una tecnica all'altra negli spostamenti, perché a questo punto, indipendentemente dalla tecnica che sto facendo, io devo essere in grado di spostarmi con qualsiasi delle tecniche fondamentali di passo. Ok, come vedete, questo tipo di lavoro può essere fatto in sequenza, staccato, per ripetizioni, semplificandolo, complicandolo, mettendo la coordinazione delle mani, oppure mettendo anche questo lavoro qua, ok? Perché abbiamo detto gomitata e ginocchiata, se stiamo su questa distanza, oppure colpo, quindi colpo e lavoro di gamba. Non cambia niente, solo che qua abbiamo la resistenza che invece ha mani nude o gambe nude, in questo caso, dobbiamo andare a ricreare facendo quel lavoro di richiamo, visualizzazione che abbiamo detto stamattina, per far mettere in azione i collegamenti neuronali. E soprattutto quando ci troviamo in difficoltà sulla coordinazione dei movimenti, dobbiamo riuscire a non preoccuparci troppo del fatto che non ci venga il movimento in sé, perché proprio in quel momento il nostro cervello, il nostro corpo sta cercando la via, perché noi non lo capiamo pensando, lo capisce il corpo. Quindi ha il suo tempo, come la mela che deve prendere il sole giusto, l'acqua giusta, i nutrienti giusti per poter diventare matura e cadere dall'albero. Ok? Grazie Luisa. Grazie Luisa. Grazie a voi. Grazie Luisa. Grazie. Mio figlio mi sta già menando per colpa tua, sta già mettendo in atto. Metti il bastone e fagli fare i calci, vedere se sbatte contro il bastone. Così hai la scusa per riposarti un attimo. Ecco! Se gli metti, è come una volta si mettevano le sedie addirittura, no? Perché tu per forza di cose nel ritorno. Altrimenti ci inciampavi, quindi dovevi tenere su. Comunque si può fare a coppie, questo è fate la gara a chi tiene anche la gamba più su. Ok? Lo so, tu sei bravissimo. Bene, io darei la linea a Ostia. Eccoci, buonasera a tutti. Intanto vi do una comunicazione di servizio che il video di stamattina è già caricato su YouTube. Bene. Sì. Adesso ve lo linko qua. Allora, se hai finito Diego, noi andiamo avanti, procediamo. Vai, vai. Ok. Noi avevamo pensato di continuare un po' il lavoro dell'altra volta, ok? Se vi va. Se non vi va, è uguale, continuiamo il lavoro dell'altra volta. Ok, quindi ci muoviamo un pochino, ci scaldiamo un po' le articolazioni, scaldiamo un po' un attimo il corpo, andiamo a lavoricchiare un pochino, sempre con lo stesso animale dell'altra volta, che non vi svelerò che animale è, così poi dopo ci divertiamo a riconoscerlo. Ok, scusate se mi muovo poco, ma mi sono stiracchiato vicino il ginocchio, mi fa un po' male, quindi mi muovo molto lentamente ad agio, ok? Pronti? Iniziamo dal collo, solo le articolazioni, giusto per star tranquilli che se allunghiamo una gamba possiamo allungare, ok? Pronti? Testa, movimento del sì. Ok, movimento del no.
forse. E rotazione. Qualche giro da una parte, facendo sempre attenzione a non schiacciare la cervicale, e qualche rotazione dall'altra parte. Ok, facciamo anche un po' i polsi con le caviglie. L'altro, ecco, fa male le ginocchia. Ok, le spalle leggeri, 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 eh? Che tanto ci sarà modo di andare un po' più veloci. Dietro. Ok, scaldo, visto che ce so, faccio anche le dita. Vai. L'altra. Chiaramente è un riscaldamento molto velocizzato, quindi. Poi. Gomito. L'altro. Ok, bacino. Che non è bacetto, bacino è questo. Ok. Giro e allungo. Dall'altra parte. Poi con una mano sulla testa. Adesso a giocare. Ok. Bene. Scendo sulle ginocchia, io vado piano piano, mani davanti. E continuo a fare delle torsioni. Coinvolgo anche la caviglia. Ok? Quindi non do solo intenzione alle ginocchia, ma sto ruotando anche sulle caviglie. I talloni rimangono belli attaccati a terra. E vado anche dall'altra parte. Ok, bene, sciolti. Facciamo finta che siamo caldi. Ok? Allora, abbiamo detto l'animale che lavoriamo è lo stesso dell'altra volta. Quindi, partiamo da una posizione di guardia abbastanza chiusa, ok? Scendiamo un po' sulle gambe e stiamo in questa posizione. Vi faccio vedere prima degli esercizi che possono essere utilizzati ancora di riscaldamento, ma che ci aiutano sul capire come si muove e come tirano i pugni su questa, come tiriamo i pugni su questo animale. Ok, vieni un attimo, vieni. Questi sono esercizi che noi utilizziamo anche come condizionamento a scuola, ok? Quindi se abbiamo il compagno, lo facciamo col compagno, se non abbiamo il compagno e lo vogliamo fare col mattarello, posso fare col mattarello, se non c'è manco il mattarello posso fare a vuoto facendo attenzione alle articolazioni, ok? Il compagno si mette in questa maniera, quindi nel frattempo anche lui verrà rinforzato e noi lasciamo cadere il braccio, il nostro avambraccio sopra i suoi avambracci, ok? Prima da una parte, sempre facendo finta di averci quella pallina in mano. Vi ricordate perché la pallina e non la mano mezza chiusa? Perché una pallina significa che io so la mano in questo momento è dura e non è moscia, che se do un pugno a qualcosa di più duro mi faccio male. Quindi comunque deve essere dura, deve essere presente, deve essere piena. Ok, veramente avevo detto un sasso, però mi sembrava poco carino, ok? Da una serciata. Quindi, da qua faccio questo movimento. Facciamo pochissime volte, eh? Ok. Poi lo faccio anche con la parte interna. Cambio anche braccio. Ok. Utilizzo il corpo, non è questo, ok? È un lavoro che faccio col corpo. Poi cambio anche braccio. E poi lo faccio con tutte e due, ok? E poi inverto anche la rotazione. Quindi una volta con l'interno e una volta con l'esterno. Ok, dopo che abbiamo massacrato un po' le braccia, andiamo avanti, ok? Questo è un esercizio che noi utilizziamo come riscaldamento quando che faccio questo animale o anche come condizionamento. Andiamo a vedere subito la sequenza, così abbiamo pure tempo di mentalizzarla, ok? Sempre facendo finta di avere queste due palline, assumo una posizione di guardia, ok? Da qua
tiro un pugno dal basso verso l'alto facendo cadere indietro il braccio. Una volta che ho colpito, lo mollo, ok? Questo mollare il braccio deve dar modo di caricarne un altro diretto, ok? In questo momento i pugni sono chiusi, non so come prima, eh? Quello di prima era un riscaldamento, questi sono pugni, quindi abbiamo detto vado avanti e colpisco dal basso verso l'alto. Stessa cosa la faccio col secondo pugno, che è diciamo più un diretto. Mi allungo, colpisco, richiamo e subito ne tiro un altro, che può essere sempre dall'alto verso il basso o a mo' di gancio, ok? A mo' di saracca, noi dimo, ok? Da qua, pam. Una volta che ho richiuso di nuovo, balzo in avanti. Mentre balzo, carico col ginocchio verso la spalla, io sto col destro avanti, quindi destro, il destro va verso la spalla sinistra, estendo un calcio laterale. Il calcio laterale non io ci casco sopra, ok? Quindi una volta che ho steso, richiamo e ci scendo vicino, ok? Questa la vediamo in due versioni. Quindi abbiamo detto, primo pugno dall'alto, dal basso verso l'alto e lo lascio cadere. Secondo pugno, vado diretto. Terzo pugno, come mi pare. Ok? Da qui, balzo, piede, spero che si capisce. Piede, scaccia piede, carico il calcio laterale e distendo. Quasi. Ci arrivo sopra pallottato. Come arrivo quasi a contatto, distendo la gamba. E do l'ultima parte. Dovrebbe in quel caso volare, ok? Lo rivediamo da qua insieme, ok? Movimento 1, pugno, chiarissimo, bene, pugno, in volo, piede scaccia piede, calcio e riscendo in posizione di guardia, ok? Vediamo, se ve la ricordate ve la richiamo. Ok, così controllo. Movimento 1, pugno, dal basso verso l'alto. 1, 2, l'altro. 3, ok, carico. 4, distendo. Bene. Oh, chiaramente non state saltando per una questione di spazi, perché diciamo che magari incollasse una parete in questo momento non è proprio il massimo, l'ideale. Ok? La rifacciamo ancora una volta, gioco pure io. Ok, quindi da qua, di nuovo, balzo avanti e metto un montante. I, A, Sa, Se, e scendo in guardia, ok? In guardia posso assumere un aspetto di curiosità, come vedi, che io ho fatto? C'è ancora? Ok? Vai, ancora, di nuovo. Quindi da qua sto nella mia guardia. 1, 2, 3, 4 e scendo. Ok, perfetto, molto semplice. Ok, vediamo la seconda, il secondo finale. Abbiamo detto che la potevamo dividere in due finali questa, ok? Quindi ripartiamo dai due pugni. Primo pugno, anche in tre finali, quindi vediamo quanto tempo abbiamo, semmai facciamo anche il terzo finale. Pugno 1, pugno 2, pugno 3, entro nella guardia dell'avversario, lo prendo per colletto, per cravattino e sparo una testata al centro del petto, quindi qua, bam, ok? Facendo proprio questo movimento, lo prendo e stendo una testata. Ok, a questo punto il nostro avversario dovrebbe stare a terra, quindi da qua gli salto sopra dandogli due martellate con questa parte qui da terra. Quindi salto e lo colpisco da terra, ok? Rimango un secondo a terra, quindi da qua. Rimango a terra, lo guardo e me ne vado.
chiaramente c'è pochissimo spazio per farlo, però fa niente, si può fare. Ok? Lo rivediamo ancora, rivediamo il secondo finale. Prima abbiamo fatto la fatality, adesso facciamo la brutality, ok? Quindi, pugno 1, pugno 2, pugno 3, prendo testata e balzo e colpisco a terra. Da terra, espressione, e guardo come per dire che è successo, da andare a finire, che io ho fatto, sono stato io, perché stai per terra? Magari lo posso anche stuzzicare un pochino. Quindi, rivediamo un attimo, così vi vedo, eh? Ok, pronti? Uno! Due! Tre! Quattro, testata! Cinque, balzo, giù! Martellata! Bene! Non ti guarda intorno, Bea, ce l'hai per terra, guarda lui! Ok, bene. Rifacciamo un'altra volta la 1. Quindi quella col calcio. Abbiamo detto pugno 1, pugno 2, pugno 3, balzo. E controllo che è successo. Rimango in guardia e semmai me ne vado. Perfetto. Ancora, numero 2. Oh, quello che vi volevo dire è un po' il caricamento di una molla. Quando tiro il pugno, questo movimento qua, che sembra il finire di questo pugno, in realtà diventa la caricata di quest'altro, ok? Che diventa la caricata di quest'altro, che diventa la caricata del calcio. Quindi, vado un po' più veloce, in modo che riusciamo a dare questo senso di caricata. Quindi, uno, due, 3, 4, controllo e me ne vado. Perfetto. Numero 2, con schiacciata a terra. Ancora, 1, 2, 3, testata, balzo e controllo. Bene, perfetto. Vediamo anche la numero 3. Sempre partendo da questa associazione di pugni, però ci mettiamo una proiezione. Ok? Avete capito che animale è? Un animale un po' curioso, un po' che gli piace divertirsi. Quindi sulla terza, una volta che l'abbiamo proiettato, scappiamo. Ok? Arrivo, eh? Perfetto. Allora, ritorniamo qua. Pugno 1, carico. Pugno 2, carico. Pugno 3, carico. A questo punto, balzo. Sto in Mabù, ok? Sono andato a finire, poi un attimo. Sono andato a finire in mezzo alle sue gambe, in questa maniera, ok? Ci sto di fianco. Col braccio che sta davanti, ruoto semplicemente per farlo cadere. Da qua, visto che sta a terra, una volta che ho controllato che è andato a terra, me ne vado. Ok? Pronti? Rifacciamo questa, eh? Pronti? Posizione. I, A, Sa, S, O. Bene, controllo, eh? Molto semplice, eh? Guardia. Uno, due, tre, quattro, proiezione. Cinque, me ne vado. Con le braccia aperte, hai visto? Uguale. Dai, che il Kung Fu è pure divertirsi, eh? Bene, facciamola 1.
Pronti. Pugno 1. I. A. San. S. Controllo. E ritorno. Numero 2. I. A. San. S. O. Controllo. Numero 3. I. A. San. S. O. Oh. Ve lo dico così tanto per. Una cosa che ho notato nel tempo di pratica di questo animale è che spesso quando andiamo a tirare questi pugni si perde il focus, ok? Il mio focus è davanti a me, quindi la mia intenzione sarà davanti sul primo pugno, anche se poi scende, davanti sul secondo pugno e così anche sul terzo, ok? Spesso va a finire che io tiro i pugni di fianco a me, ok? Fate attenzione a stare davanti, è più difficile quando non si ha un avversario. Però se immaginate che sto semplicemente a tirare dei pugni, che possano essere il semplice jab diretto, gancio, montante, quello che volete, li tiro davanti a me, ok? Quindi anche questi tiro davanti, sempre con lo stesso principio di prima con la pallina, ok? Cioè, con la pallina. In mano tengo qualcosa in modo che il braccio arriva rilassato e arriva una bella castagna, ok? Li rifacciamo una volta tutti e tre e vi libero. Pronti? Numero 1. Pugno, 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 calcio. Controllo. E ritorno, guardia. Numero 2. I, A. San, S, O, guardia, controllo, che sia tutto a posto, che sia morto davvero, ok, numero 3, posizione, I, A, San, S, via, via. Bene, perfetto. Oh, ragazzi, io penso, no, cioè noi ci siamo, per noi è tutto, ok? Se avete domande, sono felice di rispondere, spero che ve la siate imparata, che vi ricordiate anche quella dell'altra volta, che so, giochetti che sono molto carini e insomma da qui possono partire un sacco di cose ancora più carine.